You got her involved just for that? No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Farti ammazzare. Allora, sei pronto per il tuo destino? Dico davvero, i predecessori si mettevano lame sui piedi e... Sembra pericoloso. Bentornata, Aloy. Vedo che hai recuperato Poseidone. Aloy, potresti scendere? Beta ha una cosa che ti interessa. Va bene. Arrivo. Aloy, sono riuscita ad aprire nuove stanze all'interno della struttura. Bene. È stato bizzarro parlare con Beta. Vedere qualcuno di identico a me. Anche se, a quanto pare, non si comporta affatto come me. Né come Elizabeth, in realtà. Oh. Ora la porta è sbloccata. Dov'è che l'ho già visto? Qui c'è parecchia attrezzatura. Gaia, che combinavano qui? Questa stanza era adibita alla gestione delle grandi banche dei semi. Da qui, gli addetti del centro di controllo potevano monitorare le nuove colture nelle fattorie automatizzate dell'odierna Cantopuro. Capisco. Sto progettando il laboratorio agricolo. Qui si lavorerà sulle enormi banche dei semi. Il mio preferito? Il campione 626. Calotropis gigantea. Il fiore della corona. Ne avevamo uno in giardino. Era sempre circondato da farfalle. Ogni mattina, Augusta andava a controllare sotto le foglie. Per vedere se qualche bruco fosse diventato crisalide. Ora, mi piace pensare che in futuro ce ne saranno tantissimi. Secondo questa console, ci sono ancora migliaia di semi conservati nelle profondità della struttura. Chiederò a Gaia di parlarmene appena potrò. Tanti auguri, Isaac! Il papà vuole molto bene al suo ometto. Ho trovato una registrazione dentro al tuo focus. La guarda sempre. Credo serva a calmarla. Sai, la guardavo anch'io in continuazione. Quando volevo distrarmi dal resto. Il papà vuole molto bene al suo... Ma c'era qualcosa che volevi dirmi? Mentre eri via, sono venuto qui a trovarla. E abbiamo iniziato a parlare. Vero, Beta? Stava studiando i dati ottenuti da Gaia per trovare un modo di catturare Efesto. Poi però abbiamo cominciato a parlare d'altro. Sai, per conoscersi un po' meglio, no? E poi mi ha detto che una degli Zenith potrebbe essere diversa dagli altri. Tilda, l'hai vista? Al laboratorio di Ade. Continua. Durante il viaggio non ho mai visto gli Zenith in faccia. Il mio servitore personale li definiva i miei benefattori e prometteva che li avrei conosciuti una volta pronta. E poi, un giorno, si è aperto un canale dati nella mia interfaccia e dentro Tilda mi aspettava. Nella replica virtuale di una casa al mare.
su una scogliera. Bellissima. Mi ha mostrato dipinti, libri e alcuni file. Ci vedevamo spesso, in segreto. Qualche mese dopo, ha smesso. Sai dirci perché, Beta? Ho trovato delle informazioni su Tilda nel laboratorio di Ade. Credo che facesse da collegamento tra Far Zenith e Zero Dawn. Sicuro conosceva Elizabeth Subek. Forse ti ha contattata per questo? Che cos'altro puoi dirci su Tilda? Lei adorava parlare di dipinti. Qualcosa di personale? Ha parlato della sua vita sulla Terra, di come è diventata una Zenith, cose del genere. Non parlava molto di sé e odiava quando le facevo troppe domande. Ma credo che fosse un'abile programmatrice, visto che ha creato un canale dati invisibile agli Zenith. Non sai nient'altro su di lei che potremmo sfruttare a nostro vantaggio? È stata la prima persona a degnarsi di parlare con me. Non ho pensato di valutarne forza e debolezze. Tilda ti ha mostrato i suoi dipinti e dato accesso a file multimediali. A ogni incontro mi mostrava un nuovo dipinto. Credo che lei fosse olandese. I suoi preferiti risalivano al loro secolo d'oro, il 1600. Ritratti, allegorie, navi in mare. Ne aveva così tanti. Non ti piacevano? Mi piaceva il suo portale media. Era molto più ricco della mia interfaccia. Filmati, show, volo. Quello che preferivo si chiamava Seconda Opportunità, su una famiglia che ritrova il figlio scomparso nella crisi della zona calda. Sì, ma in questo portale non c'era qualcosa di personale sugli Zenith che può tornarci utile? No. Quelle informazioni erano oscurate. Allora questo spazio virtuale segreto era una casa affacciata sull'oceano. Vedevo il bianco della spuma e sentivo il suono delle onde. E poi il verso dei gabbiani. All'interno c'erano cornici con i suoi dipinti preferiti, ma cambiavano spesso a seconda della luce. C'era questa poltrona. Lei si sedeva lì, guardando fuori mentre io andavo in giro. Passavamo ore in quella casa. Vorrei essere ancora lì. Hai detto che Tilda ti ha contattata con un canale dati? Sembrava solo l'ennesimo incarico nell'interfaccia. Quando l'ho aperto mi mostrava una serie di glitch. Ho capito che era un codice trasposizionale. Istruzioni per aprire una nuova stanza virtuale. Una volta dentro, l'interfaccia di addestramento è scomparsa. Al posto di avere i soliti insegnanti olografici e file, ero in una ricostruzione della sua casa. E sei sicura che gli altri non lo sapessero? Ai loro occhi mi stavo ancora addestrando. Da sola. Quindi Tilda ha creato uno spazio virtuale segreto per parlare con te, la casa sul mare. Però poi ti ha lasciata sola. Ma a parte il fatto che conoscesse Elizabeth, non hai nessuna idea del perché l'abbia fatto? Nessuna! Ok? Ho provato a cercare una ragione per cui mi abbia abbandonato, ma non riesco a capire dove ho sbagliato! Quando ho conosciuto gli altri, mi ha ignorata. Come se quel canale non fosse esistito. È tutto inutile. Tilda è uguale agli altri, non ci aiuterà a sconfiggerli. Va bene. Non parliamone più, allora. Che ti prende? Io ci provo, Varl. Ma con lei è troppo difficile. Io sono tutto il tempo là fuori,
a rischiare la vita ogni giorno e lei riesce solo a stare lì nascosta a dire che siamo condannati. Mi dispiace se ha sofferto tanto, ma così non ci sta aiutando per niente. Tu sembri sempre avere tutto sotto controllo. A volte dimentico ciò che hai passato. Insomma, fino a poco tempo fa eri talmente malconcia da non poter camminare. A proposito, quando ti ho tirata fuori dal lago vicino al laboratorio, continuavi a ripetere il nome di Rost. Non ne parli mai. Ti è cresciuta, allenata. Deve mancarti molto. Sì che mi manca. Ma al momento non ho tempo per pensarci. Devo tornare là fuori. Va bene. Lavorerò ancora con Beta. Gaia dice che conosce bene Zero Dawn. Forse le serve solo tempo per adattarsi, poi ci potrà aiutare con Efesto. Certo. Ma non ci conterei troppo. Aloy, va tutto bene? Tu e Varl siete stati parecchio in quel sotterraneo. Sì, tutto a posto, credo. Bene. Posso aiutarti? Stai ancora studiando tutti quei dati? Sì, è interessante. Sono tante parole. Ecco, forse preferirei qualcosa che avesse delle figure. È una vana speranza. Ma ho scoperto questi holofilm. Sono immagini che raccontano una storia. E quando le guardi sembrano reali. Sai, gli Oseram le adorerebbero. Pagherebbero un mucchio di frammenti per gli holo. Ormai hai una certa confidenza con i dati. È abbastanza utile. Quando ci capisco qualcosa. Anche ai predecessori piaceva bere in compagnia, come piace a noi. Ma loro si facevano servire dalle macchine, in taverne. E quelle cose si assicuravano che non finissi sbronzo sotto al tavolo. Ah, ma che gusto c'è! Io mi rifiuto di farmi servire un boccale da uno di quei robot. Come vanno le cose qui? Secondo te? Poco fa la nuova fiamma di Varl ha cercato di uccidermi. Cosa hai fatto? Era una battuta. Sul fatto che loro mangiano molta erba. Chi può combattere con lo stomaco pieno di foglie, comunque? A quanto sembra, gli Utaru. Sì, beh, non la facevo tanto veloce. Però vedi di non farti male. Allora ti piace giocare a batosta? Alla fine è questione di pratica. E mi aiuta a distrarmi. Gioca con Cotallo. È un gioco Tenakt. Ti farà migliorare. Certo, Tenakt. Sicura che non mi ucciderà se vinco? Sicurissima. È odore di birra? Sì, ne ha portata un po' da Sprakatena. Con quello che sta succedendo, un goccetto ci aiuterà. E poi, una sana bevuta in compagnia è l'ideale per fare squadra. O almeno, è quello che diceva mia sorella. Tu puoi prenderne quanta ne vuoi. Un'altra volta. Ora dovrei andare. Io torno a leggere, allora. Sta attenta là fuori. Ehi, posso? Ma certo. Lo studio? Scopriamo sempre di più sul nostro passato. Quando ti ho conosciuta mi hai chiesto se avessi mai pensato a come fosse il mondo al tempo dei predecessori. Mi sembrò una domanda strana. Molto è cambiato da quando ho lasciato l'abbraccio. Ora cerco di dare un senso a quello che pensavo di sapere rispetto a tutto quello che so adesso. Cambiare è difficile, ma col tempo migliora. Tutto a posto? Stavo pensando a Beta e a tutto il tempo che ha passato con gli Zenith. L'idea che qualcuno possa creare una persona e rinchiuderla in una stanza per usarla è davvero terribile. Elizabeth Sobek si è sacrificata per il mondo, ma loro non si fanno problemi a trattare Beta come fosse una schiava. Un altro motivo per fermarli.
È incredibile che siano gli Zenith originali, quelli che sono partiti per Sirio 1000 anni fa. Vivere così a lungo non mi sembra naturale. Perché non lo è? Ricordi l'arma trovata insieme a Beta? Potremmo usarla contro di loro. Silence ha fatto in modo che non potessimo. Ha lasciato che gli Zenith ti catturassero, ma ha creato un'arma contro di loro. Silence ha sempre un secondo fine, ma non sappiamo quale sia. Che pensi di questa Tilda di cui parlava Beta? Da come l'ha descritta, non riesco a togliermi dalla testa l'idea che Tilda volesse qualcosa da Beta. Forse perché è il clone di Elizabeth Sobek? Non so cosa volesse, ma non l'ha ottenuta. Se almeno sapessimo di cosa si tratta, potremmo sfruttarla a nostro vantaggio. Non lo so. Non credo Tilda ed Elizabeth fossero in buoni rapporti. Ah, beh. Almeno sappiamo che gli Zenith non si fidano gli uni degli altri. Forse. Hai nominato Rost prima. Ci penso spesso. Sai, non avevo nessuno. Mi ha cresciuta come meglio poteva. E non solo. Quando Ade mi ha scoperta e ha mandato l'eclissi, si è sacrificato per farmi vivere. Sembra secoli fa. È successo così tanto. Quello che faccio ora non potrebbe neanche tentare di capirlo. Il suo mondo erano le terre sacre. Quindi, meglio che non ci pensi. Ho troppe cose da fare. Ti capisco. A volte, quando penso a mia sorella, a cosa sarebbe diventata se avessi superato la prova, fa male. E ho bisogno di dimenticare per un po'. Ma solo per un po', Aloy. Non puoi ignorarlo e basta. I ricordi tornano sempre. Quelli importanti, almeno. Lo so. Ma per ora la missione ha la precedenza. Ha senso. Torno là fuori. Se hai bisogno ci trovi qui. Aloy. Ciao, come stai? Io bene, ma Varla dice che per Beta è molto difficile inserirsi. Mi piacerebbe poterla aiutare. Non so se qualcuno di noi può. Un seme non cresce in un giorno. Noi faremo del nostro meglio. Vorrei parlare con te di una cosa. Riguarda i Terranumi. Se puoi, ovviamente. Hai detto che volevi parlare dei Terranumi? Credo di sapere come guarirli affinché rendano di nuovo fertile Canto Puro. Gaia mi ha dato delle istruzioni. Un codice di riavvio. Installato sui Terranumi, lo squilibrio finirebbe. Fantastico! Forse. È un sentiero spinoso. Dovrà essere Festo a installarlo. O lo rifiuteranno. Gaia mi ha mostrato come. Avremo bisogno di nuclei di controllo dalle macchine di Efesto. Macchine tipo i Terranumi. Parli dei sanguicorni? Come quelli combattuti nell'officina? Sì. Gaia ne ha localizzati due a ovest. Quindi uccidiamo le macchine, prendiamo i loro nuclei e poi li usiamo per adattare i codici così che i Terranumi li accettino? In teoria, ma non sarà facile uccidere i sanguicorni. Lo faremo insieme. Grazie, Aloy. Ti invio la loro posizione. Hai imparato altre cose leggendo i dati? Io e Varla abbiamo studiato gli animali del mondo antico. Pare che ci fossero migliaia di specie in più rispetto a quelle che abbiamo oggi. Te lo immagini? Mi piacerebbe vederle, anche come ologrammi. Ma so che senza Artemide o Apollo sarà difficile. Almeno mi conforta sapere che Gaia usò molte di esse come modello per le sue macchine. Un modo per ricordarle. Ora cosa vuoi imparare? Non saprei. Ho chiesto consiglio a Gaia e mi ha fornito i dati che hai trovato su un certo museo? Se ho capito bene,
I predecessori archiviavano lì il sapere per condividerlo con tutti, proprio come hai fatto tu. Forse un giorno altre persone verranno qui a imparare, esattamente come noi. Allora sarà affollato, ma bello. Vi allenate anche con Erend? Se il mio tentativo di trafiggerlo conta come allenamento, allora sì. Ho saputo. Dimmi che stavate solo scherzando. Sì, certo. Bene. Volevo solo rompergli un paio di ossa. Ha definito gli Utaru mangia erba. Gli faceva ridere che dei contadini fossero bravi a combattere. Poco dopo ci siamo azzuffati nella sala comune. Erend è lento, ma sa brandire un martello. Non guardarmi così. Siamo di pari livello. Per ora. Lo calpesterò come sterco di cinghiale. Cercate di non ammazzarvi. Mi basta ferire il suo orgoglio. C'è qualcosa che posso fare? Oh, no, ce la caviamo. Tutto bene? Tu e Varl siete amici di lunga data. Mi piace pensarlo. Mi chiedevo, cosa sai di sua madre? Oh, nulla di buono. Perché ti interessa? Mi ha parlato di sua sorella, Vala, ma ho notato che evita di accennare a sua madre. Lei è la capoguerra dei Nora. La migliore guerriera della loro storia. Meglio di un divoratuono. Ma è piuttosto severa a volte. Certo. Avrà sofferto. Ora capisco. Non me la sentivo di affrontare l'argomento con lui. Non farti problemi. Forse teme che Sona ti faccia scappare. Beh, è tutto da vedere. Gli Zenith hanno rovinato Beta. Ma di Varl si fida. Incredibile che gli abbia detto che gli Zenith sono immortali. Predecessori sottratti al naturale ciclo della vita. Che atteggiamento pieno di egoismo. Negare i nostri corpi alla Terra, condannando la vita che ne sarebbe nata. È vergognoso. Dovrai andare. Buona ricerca. Posso parlarti un attimo? Certamente. Deve essere strano vedere le cose tramite il focus. Adesso vedo le macchine come mai avevo fatto finora. Le loro forze e debolezze sono chiare ai miei occhi. Un oggetto così minuto è l'arma più potente che abbia mai avuto. Ti fa ancora male? Di tanto in tanto. Cerco di non pensarci, ma la sua assenza si fa sempre sentire un po'. È difficile da spiegare. Non posso pretendere di capire, ma ti sono vicina. E te ne sono grato. Per caso hai parlato con Erend? Poco o niente per ora, ma l'ho visto portare della birra dell'Est. Quella roba è aspra come Salvirama. Bisogna farci l'abitudine. In effetti, non ne disdegnerei un boccale. Con Erend ne avrai in abbondanza. Che ne pensi di questo posto? Ci vorrà un po' per ambientarti. È un'efficiente base operativa e un centro d'addestramento passabile. Ma ci vorrebbe un tocco di colore. Prendo nota. Ora dovrai andare. Se posso esserti utile, basta dirlo. Lo farò. Grazie. Bentornata. Ciao, Gaia. Salve, Aloy. Allora, ho parlato con Beta. Non ho preso molto. A me sembra di sì, invece. Stando a quello che riporta, gli Zenith controllavano ogni aspetto della sua vita, anche se loro la evitavano. Questa Tilda è stata la prima persona con cui è mai entrata in contatto. La brusca interruzione di un rapporto di questo genere può essere emotivamente dannosa.
Già, hai ragione. Come sta Cotallo? Ho rilevato che la perdita del braccio gli causa ancora un dolore molto forte. Nel tentativo di rimediare, ho discusso con lui di una possibile soluzione. Sono sicura che vorrà spiegarti i dettagli di persona. Soluzione? Oh, appena posso vado da lui. Come vanno le cose? Zo sta continuando a studiare la morfologia dei Terranumi, nel tentativo di comprendere la loro malattia. Purtroppo senza le abilità di Efesto, mi sarà del tutto impossibile correggere la loro programmazione. Comunque, grazie alla determinazione di Zo, può esserci una soluzione. Sì, me lo ha detto. Promette bene. Varl e Zo amano passare il tempo insieme. Esatto. Studiando i dati del mondo antico, Zo ha trovato alcuni riferimenti a uno stile alimentare chiamato vegetarianismo. Ne ha colto e apprezzato le somiglianze con le abitudini degli Utaru e ha incoraggiato Varl ad abbracciare questo stile di vita. E com'è andata? Credo che abbiano deciso di lasciar perdere. Come se la sta cavando, Eren? La sua familiarità con l'uso del focus sta aumentando. Dopo un primo incidente. Cosa ha fatto? Purtroppo ha spaccato il suo primo focus mentre cercava di applicarlo alla sua tempia. È seguita una lunga sequela di insulti Oseram. Credo proprio che abbia accusato il focus di essere... gracile. Mi ha assicurato parecchie volte che questa cosa non si ripeterà più. Meno male che ne abbiamo altri, allora. Ormai c'è un po' di gente e sta imparando parecchio. Su di te, sul mondo antico. È come sarebbe dovuta andare prima che eliminassero Apollo. Sì. Nonostante la drammatica perdita del database di Apollo, c'è ancora moltissimo da imparare da tutti i dati che hai raccolto. Per fare un esempio, Varl sta esaminando le ultime registrazioni di coloro che morirono a causa della piaga di Faro. Sentire le loro speranze e paure l'ha reso cupo. Mi devo preoccupare? Sono convinta di no. Io ho deciso di non intervenire, per fare in modo che possa elaborare la cosa a modo suo. Il laboratorio di Ade, dove ho trovato il kernel, era un centro di ricerca Faro prima. Sì. Precedentemente all'insediamento di Zero Dawn, il centro era utilizzato per progettare e testare virus informatici avanzati. Apparentemente era una delle numerose iniziative di ricerca della Faro Automated Solutions. Non gli bastava costruire macchine assassine. Voleva anche i virus con cui infettarle. Allora, qualche tempo fa, prima della battaglia di Meridiana, sono andata in territorio Banuk. Lì ho scoperto un'altra IA non collegata con Zero Dawn. Saiyan. Era stata creata per sovrintendere a un progetto di stabilizzazione geotermica e aveva passato gli ultimi 1000 anni isolata. Immagino che non lo sapessi. No. Stando ai dati nel tuo focus, sembra che Saiyan sia stata del tutto isolata dal mondo esterno. Era un tentativo da parte dei suoi creatori di proteggerla dalla piaga di Faro. Credi che possa aiutarci? Ho già provato più volte a contattarla, ma senza risultato. Considerata la sua esperienza precedente rispetto alle connessioni esterne, immagino non sia assolutamente disposta a ripetere. Giusto. Efesto l'aveva resa schiava. Beh, è un peccato. Avreste avuto parecchio da raccontarvi. C'era un carro del mondo antico nel bastione, sepolto sotto alcuni massi. Sai come ci sia arrivato? Durante la piaga di Faro, l'esercito statunitense dovette utilizzare soldati umani, come conseguenza dell'inaffidabilità delle macchine. È possibile che il mezzo fosse parte integrante di una flotta pre-automatizzazione. Hanno affrontato le macchine di Faro nella valle.
finché la montagna non è crollata e li ha sepolti. Questa struttura, il centro di controllo regionale, doveva gestire la terraformazione? Per la regione locale, esatto. Certo, se gli umani fossero stati debitamente istruiti da Apollo, sarebbero stati guidati qui per controllare il sistema. Invece, come è noto, il centro è rimasto vacante. Fino all'arrivo di Minerva. Ho trovato dei dati in una stanza che hai aperto. Ci sono delle banche dei semi ancora attive sotto questa struttura. Come mai? La precedente Gaia aveva l'incarico di ripristinare la biosfera con specie vegetali primarie e secondarie. Se tutto fosse andato secondo i piani, questo avrebbe permesso agli umani di introdurre specie terziarie, incluse nuove colture. Possiamo accedervi? Purtroppo non è ancora possibile. Mi occorrono macchine specifiche per poter accedere ai semi che vi sono immagazzinati e distribuirli correttamente. E può darcele solo Efesto. Ci penseremo più avanti. Gaia, com'era Elizabeth? La sua presenza è intrecciata con i miei ricordi. Nel momento in cui fui attivata, lei era lì. Noi ci siamo presentate, salutate e ci siamo messe al lavoro. Quella fu la prima di moltissime conversazioni. Apprezzavo tanto la sua compagnia, tutte le storie che raccontava. Lei era la mia creatrice, la mia guida. Un'amica. Esatto. E leggendo i dati sul tuo focus, mi ha addolorato apprendere del suo destino. Sono contenta che sia tornata a casa. Anche se di certo avrei preferito che non fosse da sola. A lei andava bene. Si era data completamente. Come faceva lei? Grazie, Gaia. Allora, il progetto Zero Dawn. Le più eccelse menti del mondo dedite a creare il sistema di terraformazione mentre la piaga di Faro divorava il pianeta. Che mi puoi dire? Il personale lavorava su turni, a qualsiasi ora del giorno, con risorse e attrezzature che erano state procurate in tutto il mondo. Nel giro di un mese dall'origine del progetto, io fui attivata e iniziò la mia educazione. Elizabeth mi incoraggiava a trascorrere il tempo con il resto dello staff di Zero Dawn. Diceva che era molto importante confrontarsi con varie personalità ed esperienze diverse, in modo da supportare il mio sviluppo emotivo. E com'erano? Spaventati, speranzosi, determinati. Stavano sfrecciando verso nuove meraviglie tecnologiche su una scala mai provata prima. Tutto quello che sono lo devo alla loro dedizione. Beta crede che gli Zenith vogliano usare la terraformazione per annientare la Terra. Ricominciare. Così possono costruirla a modo loro. Questo va a supportare la nostra ipotesi. Ma perché? Con la tecnologia che hanno potrebbero spazzare via le tribù in un altro modo. E se sono quelli che hanno lasciato la Terra 1000 anni fa, non dovrebbero rivolere quella biosfera? È molto probabile che si siano adattati a condizioni differenti durante il periodo su Sirio. Forse vogliono ricreare lo stesso ambiente anche qui. Trasformare la Terra in un nuovo Sirio. Un parco giochi personale. Gli Zenith sono gli stessi che hanno abbandonato la Terra. Fisicamente immortali. Come hanno fatto? Da quello che sappiamo di Far Zenith, è possibile che abbiano offerto un posto sull'Odissea ai genetisti e ingegneri più illustri, in cambio delle loro competenze. Con il tempo, la tecnologia e le risorse sufficienti, nessuna sfida è mai insuperabile.
Come quando Minerva ha generato i codici per disattivare la piaga di Faro. Esatto. Gli Zenith. Gerard, Eric, Tilda, Verbena. Beta dice che erano tra le persone più potenti della Terra. Forse Elizabeth ne conosceva una. Tilda. Ti ha mai parlato di lei? No. Elizabeth parlava del proprio lavoro o raccontava storie di sua madre e della sua infanzia. Se conosceva questa Tilda, di sicuro non l'ha rivelato a me. Dalle esperienze tue di Beta possiamo concludere una cosa. Che gli Zenith perseguono sempre i propri obiettivi. Per proteggere la vita sulla Terra, dobbiamo fermarli. Stando a ciò che mi ha detto Beta, è evidente che gli Zenith possiedono tecnologie incredibilmente avanzate, giusto? Sì. Come hanno fatto chiaramente trasparire i vostri incontri, sembra che facciano un uso intensivo di servitori robotici. Inoltre, pare si servano di un qualche tipo di campo energetico per schermarsi da qualsiasi danno. Sembravano invulnerabili, ma l'arma che i ribelli hanno usato gli ha tolto gli scudi. Storicamente, ogni tecnologia difensiva alla fine è stata superata da una controparte offensiva. Anche se difettiamo di armi antiscudi, se riuscissi ad assorbire Festo e lo utilizzassi per creare numerose macchine da combattimento, neppure i loro schermi reggerebbero per un tempo indefinito. C'è speranza. Sempre. Il segnale non ha risvegliato soltanto Ade. Ha reso cosciente ogni funzione subordinata. Perché? È una cosa che mi chiedo anch'io. La mia opinione è che Ade fosse l'unico obiettivo. La parziale coscienza donata alle altre funzioni subordinate è stata fortuita. Un segnale così preciso richiede un'ottima conoscenza del sistema. Come potevano averla? Dai dati raccolti dal tuo focus, pare che Far Zenith avesse un informatore durante lo sviluppo di Zero Dawn. Hank Shaw. Avrebbe dovuto rubare una copia del sistema per Far Zenith, ma Elizabeth e Travis Tate lo fermarono. Sì. Ritengo probabile che Far Zenith avesse acquisito informazioni tramite lui, malgrado il fallimento. Quindi, appena Efesto sarà recuperato e reintegrato, tu potrai di nuovo produrre in massa le macchine nei calderoni di tutto il mondo. Sì, e programmare le loro routine comportamentali, o anche controllarle direttamente. Potresti fare un esercito di macchine e spazzare via tutti gli Zenith. È nella mia natura prendere ogni provvedimento per tutelare la vita sulla Terra, soprattutto quella umana. Perciò sì, se riuscissi ad impadronirmi delle capacità di Efesto, potrei progettare, costruire e comandare un esercito. Considerata la pericolosità di Far Zenith, questa potrebbe essere l'unica opzione. Però devo ammettere che ho riserve circa l'uso di tali tecnologie per uccidere, per quanto il nemico sia aggressivo. È un bene. Significa che hai una coscienza. Elizabeth lo voleva. Corretto. Hai detto che ci sono meno super tempeste. È merito di Etere? Esatto. Grazie a Etere le condizioni climatiche nella regione dovrebbero rimanere stabili per il prossimo futuro. È un sollievo. Sarà bello non preoccuparmi più delle tempeste. Continuerò a mantenere l'atmosfera stabile il più a lungo possibile. Sei riuscita a usare Poseidone? Sì. Molti fiumi, ruscelli e laghi associati al bacino idrico locale sono stati disintossicati. Di conseguenza, la proliferazione dell'alga rossa è in forte declino. Secondo i miei dati, tuttavia, sembra esserci una concentrazione residua di alga rossa particolarmente alta nei pressi della costa. Darò un'occhiata appena posso. Insomma, Poseidone è rimasto nascosto per 20 anni a Las Vegas.
Ora sappiamo che la città aveva un avanzato sistema di recupero idrico. Perciò si è rifugiato lì? È probabile. Per preservarsi, Poseidone cercava un porto sicuro da cui accedere a funzioni di fornitura idrica. Lì, sepolto e rinchiuso in una cupola protettiva, poteva difendersi da qualsiasi minaccia. Come tre Oseram strambi. Posso supporre che non sia stato il suo primo tentativo di reagire a un'intrusione. Che mi puoi dire di Demetra? Demetra semina, fertilizza e si occupa della flora. Perciò quando la porterò qui, la terra comincerà a guarire. Per un risanamento definitivo sarà necessario l'intervento di Efesto. Ma per il momento dovrei riuscire a migliorare le condizioni locali. Tuttavia, ho un avvertimento. Come per Etere e Poseidone, la risposta di Demetra alla mia richiesta è stata molto irregolare. È sola e spaventata. C'è la possibilità che abbia adottato delle misure di autoprotezione. Bene, starò in guardia. Ci vediamo, Gaia. Arrivederci, Aloy. Tu sei la straniera che ha affrontato Regalla e i suoi ribelli. Non sono in cerca di guai. Tranquilla, non voglio bere il tuo sangue o altre assurdità che pensate voi dell'Est. Il massacro all'ambasciata non ti riguardava, eppure hai aiutato i marescialli. E il nostro capo, al bosco. Personalmente non ti ritengo una nemica dei Tenakt. Ma avrai bisogno d'aiuto se vorrai sopravvivere nelle terre dei clan. Noi ricognitori vediamo e sentiamo molte cose. Le mie informazioni ti aiuteranno nei tuoi viaggi. Sarebbe utile. Dunque, ero in perlustrazione a nord-ovest, vicino al villaggio di Morsalato. Laggiù c'è un posto dove il suolo è fatto di metallo. Non so cosa significhi, ma non mi piace. Sta attenta. Va bene, grazie. Terreno fatto di metallo. Deve essere un calderone.